Messa a segno un'altra rapina nel golfo di Policastro è accaduto ieri a Sapri nel primo pomeriggio con due malviventi in azione presso il Banco di Napoli. Armati di quello che è diventato un leitmotiv di questi frequenti colpi agli istituti di credito del golfo, ossia di un taglierino, i due rapinatori, giovani, semi imbacuccati in volto per non farsi riconoscere e senza particolari inflessioni dialettali, hanno minacciato i dipendenti imponendo loro la consegna del denaro. 30.000 euro, questo il bottino trafugato nel giro di pochi istanti al Banco di Napoli, senza ricorrere alla violenza né nei confronti della clientela né nei confronti degli impiegati che non hanno dato alcun segno di voler resistere. Come da copione, poi, i due malviventi sono fuggiti a piedi, indisturbati ed invisibili, pur essendo in pieno centro. Certo è che, vista la facilità e il successo con cui si rapinano gli istituti di credito del Golfo di Policastro, non è difficile capire perché stiano proliferando questi attacchi alle banche. Più arduo invece è il compito dei carabinieri di Sapri, impegnati sempre più spesso ad indagare, a scoprire quali sono state le successive mosse dei rapinatori, ad individuare qualche dettaglio nelle testimonianze e nei video di sorveglianza che possa far luce sull'identità dei malfattori.